sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, ci sarà una esercitazione annuale di protezione civile messa in campo dal comune di Casale insieme ai comuni del circondario del Casalese e quelli della Lomellina. Il nome Un po' di Sesia è eloquente perché viene preparato oltretutto in vista del periodo autunnale. La simulazione in particolare servirà ad allenare i volontari all'utilizzo delle strumentazioni in dotazione in caso di evento alluvionale e coinvolgerà, oltre al nucleo volontari di Protezione Civile di Casale, anche i gruppi di Balzole e di Morano, quindi dell'Oltrepò Casalese, la Croce Rossa, la Croce Verde, la Misericordia, l'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Radiomotori Italiani di Casale e il Coordinamento Basso Monferrato. Come da piano comunale di Protezione Civile di Casale Monferrato sarà allestita una tendopoli sul retro del parcheggio della Scuola Media Dante Alighieri, in cui nei quali saranno convogliati i gruppi supporto a quelli casalesi in arrivo da Omegna dalla Principa Via. In totale Un po' di Sesia coinvolgerà oltre 200 volontari suddivisi nelle due giornate in orari diurni e notturni. Inoltre, per non creare degli allarmismi nella popolazione, tutti i mezzi impiegati sul territorio avranno anche un cartello con apposto la dicitura esercitazione di protezione civile. Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre al mercato ortofrutticolo della Piagera si svolgerà la terza edizione della festa dell'uva che in Gaviano Monferrato quest'anno sarà tutta all'insegna del mondo femminile. La Prolocola Tabarina, presieduta da Pier Francesco Garimanno, ha voluto infatti omaggiare la donna invitando orchestre capitanate da brillanti artiste che rappresentano il meglio dei gruppi italiani di musica da ballo. Sabato si inizia alle ore 20 con la cena vendemmia e poi si balla con l'orchestra Valentina Valenti e ospiti sono le donne italiane. Domenica 1 ottobre il primo momento sarà alle 10 con la messa del ringraziamento, poi la benedizione delle macchine agricole con celebrata da Don Davide Mussone, cancelliere del Vescovo di Casale, Don Carlo Pavin, parroco di Gabbiano, seguita alle 12.30 dal pranzo contadino. Nel pomeriggio alle 15 la sfilata dei carri della vendemmia. Poi ci sarà la banda di Sant'Antonino che suonerà fino a sera i frustatori di Rocchetta Tanaro. Alla sera ancora poi la cena nuovamente dell'uva questa volta e si chiude sulle note dell'orchestra di Paola D'Amì, una delle migliori orchestre femminili italiane. È un fine settimana questo davvero interessante e davvero ricco di iniziative per la Proloco di Pecetto di Valenza guidata da Laura Bellingeri. Nonostante si continui a lavorare, anche se l'autunno è ormai alle porte, da quest'estate la Proloco Pecetto è stata sempre attiva tutti i fine settimana. Sono in particolare in calendario due eventi. Sabato 30 torna per il secondo anno consecutivo il concerto d'autunno con il coro polifonico Città di Valenza diretto da Sergio De Bandi. L'appuntamento è alle 21.15 all'Auditorium Giuseppe Borsalino in via Borsalino, con l'intervento, oltre che dei coristi valenzani, anche di Idra Meneghetti al pianoforte elettrico e Nicola Ferrari alla tastiera. Domenica, invece, alle 16.30, sempre nella Casa di Cultura intitolata Giuseppe Borsalino, c'è il teatro del laboratorio Ichiatrando. In scena verrà proposta una commedia brillante in due atti. Il titolo è AAA Cercasi Dottore, che proporrà un misto di comicità, battute e follia, indispensabile per passare un paio d'ore in totale allegria. A Rivarone, comune nel Valenzano, cresce l'attesa per la seconda edizione del River Trophy Rivarone, evento a cura di ARCA, SOMS e gruppo Scout AGESCI 1, che si è reso protagonista già della discesa del Po dal Ponte di Ferro di Valenza a Bassignana la scorsa settimana. Si tratta di una sfida tra zattere e autocostruite che incomincerà alle 10 del, punto di, del 1 ottobre, domenica, proseguendo con la validazione delle imbarcazioni e alle 15 il trophy vero e proprio. Inoltre il gruppo Scout AGESCI di Valenza, Valenza 1 per la precisione, presenterà il cosiddetto volo d'angelo sul Tanaro, ovvero la possibilità di attraversare il fiume appeso un gancio su un filo da una riva all'altra. Per tutta la giornata funzionerà un punto di ristoro. La 22esima edizione della Kermesse Vendemmia d'Arte a Rosignano Monferrato, quest'anno prevista per domenica 1 ottobre, cade infatti sempre la prima domenica del mese di ottobre, si presenta con molte e rilevanti novità. La manifestazione si sviluppa per le vie e le piazze del centro storico del comune Monferrino, a pochi chilometri da Casale, e quest'anno, come hanno spiegato gli organizzatori dell'Associazione Proloco del comune di Rosignano con il sindaco Cesare Chiesa, si è voluti tornare alle origini. Infatti, pur assegnando
come sempre uno spazio importante alle bancarelle, agli eventi d'arte e di intrattenimento, che sono moderatamente tanti, al centro della festa ci sono il vino e i viticoltori, con i prodotti gastronomici del territorio monferino che sono sempre molto buoni, in particolare alcuni vini DOC di OCG di eccellenza del Monferrato Casalese. Nello specifico sarà riservata l'intera piazza a loro di Vittorio Veneto, strutturata adeguatamente, e accanto loro anche artigiani della gastronomia locale. Ci sono poi molti altri momenti, uno di questi ricordiamo il vino romantico presso il Teatro Ideal e la serie di eventi legati al vino e l'arte che saranno spiegati nelle varie aree, cortili di Fernot e piazze della Rocca Rosignanese. A Valenza la Proloco, presieduta da Settimio Siepe, propone per sabato 30 settembre, a partire dalle ore 20 al Palazzetto dello Sport di via San Giovanni 2, la cena di fine estate. Si tratta di un momento aperto a tutta la cittadinanza, naturalmente a partire dai soci, dai simpatizzanti del sodalizio, per trascorrere qualche ora in allegria con un'abbondante e genuina offerta gastronomica al costo di 20 euro.